ognuno di voi per aver voluto condividere questo momento di festa per noi tanto atteso. Per me è davvero un onore essere qui oggi e aprire l'intitolazione della nostra scuola a colui che è stato mio maestro di banda. Quando ero bambina e mi insegnava i primi rudimenti musicali, mai avrei pensato che un giorno la scuola di cui sono responsabile sarebbe stata la sua scuola. La scuola di Argentera ha quasi 30 anni. Fu costruita nel 1988 per volontà dell'allora amministrazione Rostanio, il padre del nostro attuale sindaco. Avevano voluto regalare alla frazione di Rivarolo un edificio moderno, con spazi ariosi e molto verde, dove i bambini potessero giocare. Come accade per ogni nuova idea, alcuni non avevano condiviso la fiducia e l'entusiasmo della nascita di una piccola scuola in una realtà di campagna. Altri erano scettici che potesse sopravvivere a lungo, e invece eccoci qui. Negli anni siamo cresciuti sempre di più, nonostante il calo demografico. Tra le sue mura si sono susseguiti numerosi alunni, molti dei quali sono già genitori e ci hanno ridato fiducia affidandoci i loro figli. Molti sono stati gli insegnanti che si sono alternati, contribuendo alla sua crescita e lasciando un'importante impronta educativa come quella del maestro Silvio Caligaris. Finalmente, dopo 30 anni, siamo riusciti ad ottenere che a questa scuola venisse dato un nome particolarmente significativo e importante per noi. E ci fa piacere che oggi sia presente il figlio dell'allora sindaco Rostanio. Una nuova intitolazione a Rivarolo, questa volta alla scuola di Frazione Argentera. Beh sì, è una... la risposta ad una richiesta fatta dai ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi un anno e mezzo fa, e al Consiglio Comunale dei Ragazzi della città di Rivarolo sono presenti anche i giovani consiglieri di Argentera, i quali avevano chiesto di intitolare la scuola di Argentera ad una figura importante per l'istruzione, per l'educazione musicale della frazione di Argentera, ma non solo, il maestro Silvio Caligaris. Oggi, dopo l'iter burocratico, dopo l'autorizzazione della prefettura, finalmente si è riusciti ad intitolare questa scuola, la scuola, una scuola importante per il territorio, perché la scuola di Argentera, alla scuola di Argentera convergono non solo ragazzi di Argentera, della frazione stessa, ma anche ragazzi che vengono da piccole zone, da zone limitrofe alla frazione Argentera, altre frazioni di Rivarolo, ma anche da altri comuni. Ed è stato veramente un momento importante, perché dedicare una scuola ad una persona che ha dato tanto per la cultura musicale al territorio, è stato sicuramente un momento importante. Il maestro Caligaris, l'ho detto anche prima, è stato, oltre che un maestro di musica, un maestro di vita per tanti cittadini, per tanti bambini che oggi sono cresciuti, per tanti argenteresi, per tanti rivarolesi. Dal punto di vista amministrativo, per quanto riguarda la scuola della frazione, è un po' un cerchio che si chiude, visto che a volerla costruire era stata la precedente giunta Rostagna con il suo padre. Sì, sicuramente, questo sicuramente averlo ricordato oggi da Gabriella Meaglia, la ringrazio, e da Cristina Zucca, che è la fiduciaria della scuola, le ringrazio proprio per averlo ricordato. In effetti, tanti anni fa, ahimè ormai più di 30 anni fa, l'amministrazione guidata da mio padre aveva voluto questa nuova scuola di Argentera, che nonostante siano passati tanti anni è ancora una scuola viva, una scuola dove si fa della buona educazione, una scuola che anche dal punto di vista edilizio è ancora, strutturalmente è ancora una bella scuola, una scuola dove accanto alla cultura si fa anche della buona educazione, e la dimostrazione in questi ultimi anni delle tante attività che i ragazzi di Argentera sono riusciti a fare, grazie naturalmente anche alle loro insegnanti, ne è l'esempio più lampante. Oggi per l'intitolazione della scuola di Frazione Argentera a tuo padre, il maestro Silvio Caligaris. Sì, è stata una fortissima emozione. Dopo 18 anni non pensavo più di
che mi mancasse il fiato è stato fantastico, un lavoro fantastico delle maestre, dei bambini, di tutti gli intervenuti delle varie bande che ha lavorato mio papà, collaborato con loro, è una cosa veramente indescrivibile oggi. Ricordiamo chi era il maestro Silvio Carigaris. Lui è stato tantissimo per il canavese, non ha insegnato come gli strumenti musicali a bambini che adesso sono persone che vivono con lo strumento musicale, da Bruno Lampa a tanti altri musicisti che conosco e suonano insieme a me. Lui ha dato tutto per la musica, la vita, e poi dopo aver collaborato con tantissime bande, maestro di musica di Bosco Nero, Ivrea, una delle più grandi Ivrea che ha vinto un concorso a Condove, che era un concorso molto famoso bandistico tantissimi anni fa, c'è stato, diciamo, questo amore per i bambini nella scuola, e ha iniziato a dedicare tutto il suo tempo pomeridiano, perché la sera era per le bande, ai bambini, e senza mai un attimo di pace, e questo è il risultato, quindi una scuola dedicata a lui, quindi emozionante.